Voterà oggi per la vittoria assoluta. Thank you.
al centro abbiamo il mattatore del primo slalom di Cellara, Gaetano Rechichi, che bissa la vittoria dello slalom di casa di Bagnara. Un giudizio sul percorso e anche a te la stessa domanda di Carmelo: quando hai sentito di avere la gara in mano? Alla seconda manche, perché poi non abbiamo montato più gomme nuove, niente. Però è un bel percorso, peccato che con l'asfalto che hanno messo nuovo sopra si è riempita di pietre e tutto il resto, era un po' scivoloso, però è un bel percorso, veloce. Percorso da 10 e lode, perché il signore che è alla tua sinistra, io me lo ricordo su un Formula 3000, uscendo dal tornante là sotto, tutto di traverso, un Formula 3000, e ha cambiato due marce senza mollare, quindi... Bene. Carmelo, mi fa veramente piacere, anche se non siamo alla Cellara con la Lasciore, ma siamo solo, tra virgolette, uno slalom di Cellara, bellissimo slalom, sicuramente da ripetere il prossimo anno, sì, magari con un numero di iscritti diverso e magari su una macchina diversa, giusto? Ma già ha fatto un bel numero per essere la prima gara. Assolutamente, slalom, assolutamente sì. Bene, volete ringraziare qualcuno? Chiudiamo qua? A posto? Grazie, a posto, grazie a voi tre. A voi. In due sport car 1000, due attori hanno battagliato fino all'ultimo. Secondo classificato su Elia Avrio della scuderia Vesuvio, Alfonso Casillo. Arriva lento con una marea di problemi. Sempre veloce. Secondo classificato, chiamiamo sempre dei piloti per passione, sulla vettura gemelle lì Avrio, Gaetano Rechichi. Massimo, Gaetano porta a casa anche l'assoluto di E2SC. Aspetta. No, abbiamo solo... Vai Gaetano. I mattatori delle 2SC 1000. Motori piccoli però pepati. Presento di nuovo l'assoluto del primo slalom di Cellara, quinto classificato Paolo Almirante Nicola, Greco Giovanni rappresentato dal dottore Denisi, Alfonso Casillo terzo classificato, secondo classificato Carmelo Scaramozzino, Gaetano Rechichi sul podio più alto di Cellara.